Benvenuti e bentornati sul nostro canale. Allora, mi rimetto la mia vestaglietta. Lo so che non è molto carina perché ha un motivetto un po' così, però tiene caldo siccome adesso è tutto aperto in casa per aleggiare. Sinceramente preferisco stare un poco aperta, che sennò poi non mi finisce più sta tosse, eccetera. Asciughiamo un po' i capelli. Come avete visto, ho dato un attimino una pulita qui al piano cottura, poi dopo pulirò anche la cappa. Oggi voglio dedicarmi alla pulizia della cucina, solo che mi dava fastidio vedendo un po' sporco, quindi ho detto boh, prima di farmi la pasta, che io farò la pasta al pesto, ho preso il pesto che abbiamo fatto quest'estate, che spero il prossimo anno di farne molto molto di più. Quest'anno è stato un anno di rodaggio, tra le quali a dicembre sarà un anno esatto che siamo qua. Infatti non vedo l'ora di festeggiare questa cosa qua, addobbando casa per il Natale. E come avete visto, sto lavando anche il vetro del forno, perché in uno stato pietoso. La cosa che farò quando si cambierà il forno, perché tanto poi purtroppo è da cambiare perché è un po' vecchiotto e ogni tanto parte, fa le sue cose un po' strane. Quindi diciamo che non sono sempre lì a pulirlo bene, anche perché è proprio un forno che sta super. Grazie divina. E quindi il vetro lo faccio più o meno 2 volte ogni 2 mesi, più o meno. Solo che ormai è talmente incrostato che non riesco a farlo venire via. Adesso ho provato di nuovo a mettere 5 volte, ho fatto così, bicarbonato e aceto. Sembra che vada già molto molto meglio. Ha colato tutto per terra, infatti. Bisogna lavare anche i pavimenti. Vediamo se riesco a toglierlo, perché sapete che non voglio andare a usare prodotti chimici perché non mi piace. Quindi incrociamo le dita e vediamo un po' cosa succede a questo forno. Quindi, ricapitolando, oggi sarà puliamo un po' la cucina, perché devo pulire un po' sopra, devo pulire le ante. Poi magari facciamo qualche ricetta insieme, perché so che vi piace molto quando facciamo le ricette insieme. E Manuel adesso sta andando ad aspirare sopra, il robottino sta aspirando la sala e l'entratina. Poi cosa abbiamo fatto? Abbiamo lavato i piatti, adesso c'è la bacinella di così, quindi quando si riempie la vado a buttare. Mi sono fatta, venite con me. Mi sono fatta praticamente questa qua, che è di Fitvia. Questa qua me l'aveva regalata mia sorella, forse 2 anni fa già, non lo so. È molto molto comoda perché ha il cestello dove metti praticamente o le foglie di salvia di quello che ti vuoi fare. Ed è, mi pare, mezzo litro. E stamattina ho detto, boh, mi faccio un mezzo litro di acqua, limone e salvia e un po' di miele. Così durante la giornata la bevo. Perché dovete sapere che io purtroppo bevo poco. Il mio problema è che non ne sento il bisogno di bere, però, come ha detto il medico, sono tanto tanto disidratata. Perché non bevendo quello che una persona dovrebbe bere, che dovrebbe essere solo 1,5 litri al giorno, non voglio dire cavolate, ma più o meno 1,5 litri, io non sono mai stata una bevitrice, quindi molto probabilmente mi sono anche un po' presa il Covid perché ero un po' disidratata, non lo so. Secondo me anche per quello, perché comunque una persona in forma che magari ha la che
che non ha problemi di disidratazione, sta a posto, magari non lo prende. Io che già ero un po' debole di mio, sicuramente me lo sono preso anche per quello. E niente, io sono innamorata della vista della cucina. Non è che ci sia una bella vista, nel senso chissà che cosa, perché c'ho lo stendino davanti, il divano, però non lo so, io vedere questa cosa del alberi fuori e non vedere cemento è una cosa che mi piace tantissimo. Vivere in campagna ti dà proprio degli stimoli e una visione diversa della vita. Perché comunque è molto più calmo. La città invece è frenetica, quindi sei sempre lì di corsa. Anche qui siamo di corsa, perché tante volte siamo di corsa. Però la vivi molto diversamente, perché anche l'ambiente fa molto molto calmo. E vabbè, adesso poi andremo a fare un giro a Torino nel periodo comunque di Natale, perché è molto carina Torino di Natale, a Natale, quando ci sono le luci, vedere i cosi. Però come ho già detto tante volte, io preferisco andare, cioè vivere fuori e andare ogni tanto a Torino, perché l'apprezzi molto di più. Perché non vivendoci, non vedendo, non stando nel caos tutti i giorni, riesci a vivertela meglio. Invece, se ci stai lì, secondo me non riesci a dargli quell'importanza che ha quella città. Perché comunque Torino è molto bella come città. Perché comunque ha delle case molto belle, cioè musei, è bella come città, poi è la città con più verde in Italia, mi pare. Però non lo so, io sono così, non riesco a apprezzarla se ci vivo. Se invece sono fuori, riesco molto molto di più ad apprezzarla. Scusate ragazzi, sto parlando tantissimo, sono già 7 minuti solo di questo pezzo di clip. Scusatemi, ciancio troppo. E adesso guardo che ore sono, metto su poi la pasta e vediamo. Ah, abbiamo fatto un ordine ieri su Amazon. Abbiamo preso delle cosine, tra le quali abbiamo preso i tagliabiscotti, quelli di Halloween. Non siamo andati a prendere chissà che cosa, perché purtroppo abbiamo visto che costa tutto tanto. E per Halloween non mi sembra il caso di andare a fare delle spese enormi. Quindi abbiamo preso solo le formine, cioè i biscotti. Quindi se volete prenderli anche voi, magari vi lascio qua sotto quelli che ho preso io. Così magari se quella sera lì che facciamo i biscotti insieme volete anche voi avere gli stessi che abbiamo preso noi, è una cosa un po' più carina. Devo stare a dire. E quindi, ragazze, io direi che adesso stoppiamo, provo a vedere se è venuto pulito il coso, così poi metto la pasta su e mangio, perché è quasi mezzogiorno e ho un po' di fame. E poi quasi quasi ne approfitto per vedere la Clerici, perché non riesco mai a vederla. E però mi è sempre piaciuto sia la prova del cuoco che questi programmi così, che tra le quali già da ragazzina li guardavo perché mi piaceva guardare, vedere come abbinavano gli ingredienti, eccetera. Vabbè, ragazzi, smetto di parlare perché sennò veramente diventa solo un video chiacchiericcio. Ci vediamo tra pochi secondi.
ragazzi, vado a usare questo panno che è il panno dell'Ema, che forse vi avevo fatto già vedere, e questo qua lo usiamo anche per il camino. Dopo vi facciamo vedere, che tanto dobbiamo pulirlo. Provo a vedere se riesco a togliere, visto che la fibra è molto strong, se riesco a togliere questa patina, che, cioè questi pezzettini che sono rimasti ancora. Allora, più di così non riesco a farlo venire pulito, quindi mi ritengo soddisfatta che è già molto meglio di prima. Adesso pian pianino gli farò più trattamenti, vediamo se riesco a farlo diventare pulito nel tempo, perché non riesco proprio. Poi non riesco a smontare nemmeno il vetro, perché ve l'ho detto, è un fondo un po' che sta su, non so come, fa fatica a... qua c'è una vite che non si toglie, e questo invece sì, mi pare lo contrario, quindi è sempre un casino smontarlo. Quindi ce lo teniamo così, poi quando sarà che dovremo cambiarlo, cambieremo. Don't
Allora, ragazze, mentre stavo pulendo, ho fatto anche questa focaccia che ho trovato su YouTube. Vediamo com'è venuta perché l'impasto era un po' poco, secondo me, però anche nel video della ragazza era così. Provo a toglierla da lì e tagliarla, vediamo cosa succede. Mi sposto perché ho paura di fare un casino. Senza ustionarmi. Sembra che si stacchi. Stavo per far danno. Non si stacca. Proviamo un attimo con un coltello. Sembra che si stacchi perché non si stacca. Mi sto ustionando. Pure si alza. Mi sembra cotta. Però non si stacca. Mamma mia. Ok. Provo a tagliarla, ragazze. Vediamo com'è. Cotta e cotta, quello che vedete è un po' bagnato e la sottiletta. Assaggiamo un attimo l'impasto. Sì, manca un po' di sale secondo me, forse perché c'è il ripieno, quindi non lo mette per quello. Buona, dai. Vi lascio il link qua sotto di questa focaccia farcita che si fa con un cucchiaio velocissima.
Allora, ho messo su i pisellini, perché sono già 2 giorni che non mangio verdura, sto già impazzendo. Quindi ho preso un po' di pisellini. La focaccia che vi ho fatto vedere è buona, è una di quelle cose che secondo me vanno benissimo per quando magari ci sono delle feste, che è una cosa molto molto veloce da preparare. Vi lascio il link, come vi ho detto, o qua sopra o sotto. L'unica cosa, aggiungete il sale, perché lei non lo mette, però io la trovo un po' senza sale. È vero che poi è andata a farcirla, però secondo me manca di sale, quindi andate ad aggiungersene un po'. Per il resto molto molto buona, secondo me, per le feste, quando dovete preparare quei mega brunch, mega cenone per Natale, eccetera. Molto molto buona. Volevo pulire la cucina, come vi ho detto, ma alla fine non l'ho pulita, quindi penso che lo farò poi domani, spero. E poi un'altra cosa che volevo dirvi è che io sono sempre stata una persona che i commenti, anche quelli, scusate, ma ho mangiato un pezzo di quella, quindi mi sento un po' di cosa torna alla bocca. Io sono sempre stata quella che... Aspettate, che ho paura che brucino. Non ho mai tolto i commenti negativi. Ultimamente ne sono arrivati 2 o 3 che non mi sono piaciuti, e quindi ho deciso che d'ora in poi, se vedo un commento che non mi piace, io lo tolgo. Perché sono sempre stata dell'idea di lasciare anche quelli negativi, perché comunque è giusto, ma fino a un certo punto. Quando poi si vanno a dire determinate cose, ho deciso di toglierli. E quindi volevo solo avvisarvi che se vedete dei commenti brutti, poi non li vedete più, è perché ho deciso che vado a toglierli. Fino a un certo punto li toglierò. Quando poi sono dei commenti che proprio non mi va, io li tolgo. Non sono mai stata di questo pensiero qua, li ho sempre lasciati. Ma in questo momento non li accetto, mi dispiace. Come abbiamo sempre detto, non vi piace il canale, non guardate, ma non commentate. E buon, quindi volevo dirvi anche questo qua. Mi sta venendo mal di testa, non so come mai. La cucina è un disastro. Stiamo usando il metodo della... come si chiama? Della bacinella nel lavandino. Ci troviamo sni, cioè se ci sono poche cose ci troviamo bene, se no è un casino. Aspettate che vado a girare. Niente, quindi volevo solo dirvi questo, che se non vedete più messaggi, cioè li vedete una volta, poi non li vedete più, perché ho deciso che arrivo fino a un certo punto, dopodiché li tolgo. Quelli che reputo veramente che sono offensivi, li tolgo e basta, perché a sto mondo veramente stiamo uscendo un po' di testa, un po' col vaccino, ma anche proprio con il... aspettate che non mi viene la parola, ho paura che si brucino. Aspettate, dicevo, la gente sta diventando veramente veramente cattiva, e questa cosa mi dispiace. Un po' per Covid, ma un po' perché penso che sia proprio normale. Veramente, io leggo certi commenti anche sotto altri video che fanno veramente paura. Tanto, tanto. Quindi alcuni li cancellerò e basta, anche perché non ho voglia di andare poi a commentare, rispondere. Poi questa persona magari continua, no. Detto questo,
Adesso faccio finire i piselli, poi vado a chiamare mamma che sta dormendo perché si è messo un po' a dormire. Qui in cucina è tutto il giorno che è spalancato. Per fortuna non fa quel freddo da oddio, geliamo. Sì, ho questo, però con questo già sto bene. E niente. Io spero che questo video vi piaccia. È stato molto chiacchiericcio, infatti ho pensato che dovevo cercare di farvi più vedere più cose e meno chiacchiere. Fatemi sapere se siete d'accordo. Magari le chiacchiere le lasciamo per le live, perché proprio vedo che certe persone dicono che è noioso e mi dispiace. Boh, ragazze, cosa mi raccontate di bello? Ragazze e ragazzi, perché abbiamo visto che ci sono aggiunti tanti, tanti ragazzi, uomini, quindi ci fa piacere molto e devo imparare a dire ragazzi, perché sono ragazze, un po' bruttino. Domani arriva un... Giuro, questo è l'ultimo vlog dove parlo così tanto. Domani arriva dei pacchi perché abbiamo preso delle cose come vi ho detto. Due cosine che ho preso, le ho prese perché mi servivano, ma perché volevo fare un video un po' diverso dal solito. Riguarda comunque il beauty, makeup, però volevo fare qualcosa di diverso. L'altra c'entra con l'asciugatrice. Voi Italia Biscotti ve l'ho detto, mi devo ricordare di lasciarvi qua sotto Italia Biscotti, così magari abbiamo Italia Biscotti uguali per la live di domenica. Poi Manuel si è preso una cosa per lui. Basta. 29 abbiamo il tampone, speriamo che sia negativo, così possiamo uscire un pochettino. I miei genitori sono negativi, quindi loro sono già in libera uscita. E boh, basta parlare, Katia. Ci vediamo dopo con Manuel per i saluti. Allora, questo video è finito, io l'ho già montato e volevo farvi vedere Manuel perché di oggi non l'avete visto neanche una volta. Sta finendo la sacca. Sta finendo la sacca. E niente, io sono qui che sono un po' acciaccata, credo di avere qualche problema con la cervicale perché mi fa male tutto girare da questa parte. Quindi bene, la vecchiaia avanza. E niente. È che te l'ho detto un milione di volte, bisognerebbe andare da un chiropratico, un fisioterapista. Perché Fa male tutto di qua. tu hai bisogno di andare da un fisioterapista. E niente, chiudiamo qua questo vlog che è bello lunghetto, spero che vi sia piaciuto. Se non sei ancora iscritto, iscriviti, mettete mi piace, commentate e attivate la campanellina su tutte. E ci vediamo domani con un altro video. Ciao! Ciao!